A tutta coda abbiamo visto animali, abbiamo visto convegni, abbiamo visto libri, ma ci sono anche delle sorprese. Assolutamente sì, quest'anno abbiamo deciso di portare un personaggio molto innovativo per dare vitalità a questa fiera. Un personaggio che sicuramente ne sa di animali, almeno così ci hanno detto, e stiamo aspettando appunto l'arrivo in questo momento di questa figura che sicuramente ci aiuterà nel capire bene il motivo. Si capiva che non era preparata per niente, fatta così. Sì. Benissimo, e quindi ciao Massimo, ciao, aspetta che non so come ti chiami, che non c'è scritto. Allora ciao, non c'è scritto, ciao a tutti quanti, siamo qui a tutta coda con Massimo che ha contribuito, ha dato una grossa mano, vuoi far vedere quale? No, una delle due, una all'organizzazione di questo Ambaradà, Fabio Tomaselli che, e poi ci sono anche io che sono qui in veste di, ecco, esperto, ma... Dottore, mi scusi, ci sono delle cure, dottore, dicevo sì, lei, sì, dicevo sì. Lei, scusi. Volevo chiedere, vedi, c'è scritto, è perché lui non legge da sopra, capisci? Io non leggo proprio. Ah, ecco. Lui è un empirico, è empirico. Ma non è un insulto, è una bella cosa. Allora, scusi, dottore, c'è una cura, io me lo sono sempre chiesto, per chi scrive, ad esempio, a zampe di gallina... Un vetro, bisogna chiederlo. Bisogna mangiare tanto uovo, capisce? Perché è nato prima, si sa, questa cosa ormai è assodata. Intanto ci ha raggiunti anche Fabio. Fabio! Buongiorno! Ciao Massimo! Ciao, non so come ti chiami! Metti il nome senza nome. No, ma sai, poi ti beccano qua, sai, con tutti gli animali che ci sono, c'è, cioè, quello è un cane di giornalista. A proposito, contro i giornalisti cani, per i giornalisti cani, possono fare, io sono un po' un cane come giornalista, posso migliorare, fare qualcosa, guarire in qualche modo? Secondo me bisogna sempre girare col sacchetto, l'unico rimedio, perché il giornalista non lo trattieni, è il giornalista che deve riconoscere quando una cosa va stampata e quando va nel sacchetto, ecco. Direi che va bene così, avevo un'altra domanda ma ho paura, te la mando via mail, gliela mando, dottore, se posso. Va bene, allora gliela rispondo. Va bene.